Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video da Mobile Phone Island. Come sapete il mio LG G4 ha avuto il boot loop. Per fortuna ora funziona bene, me l'hanno riparato, sì, ci è voluto un po'. Comunque per questa storia vi rimando al video che avevo già fatto, che spiego un po' tutto per bene. Però questa volta mi è successo un altro problema al G4 e non solo io, che sarebbe quello che viene chiamato banalmente burn-in, anche se è il termine inesatto perché quello è un difetto degli schermi AMOLED. Invece gli schermi IPS, soprattutto quelli di LG, hanno lo screen retention. Che cos'è? Praticamente quando il telefono scalda un pochettino, vabbè il G4 sta sempre un po' caldo, però resta il fatto che le icone restano stampate sullo schermo anche se non ci sono. Quindi questa cosa per esempio si nota tantissimo quando magari si scaricano tutte le applicazioni dopo che si resetta il telefono, per esempio. Quindi il telefono scalda e quindi restano le icone impresse nella barra di stato nel minore dei casi, perché quando scalda di più, per esempio io una volta ho giocato una mezz'oretta a Subway Surfers e dopo che ci ho giocato, a parte avere il telefono bollente, avevo anche tutte le scritte del gioco impresse sullo schermo. Questo problema, diciamo, è momentaneo, perché dopo un po' che il telefono si raffredda queste scritte scompaiono, però dà comunque fastidio. Io siccome questo problema non lo ritengo importantissimo, non l'ho ancora mandato all'assistenza, però comunque se avete anche voi questo problema, io vi consiglio di mandarlo, così poi non ci pensate più. Comunque con questo video vi faccio vedere un trucco per nascondere un po' questo problema. Nel titolo avrete letto anche che parlo di G5, perché sembra che anche il top di gamma 2016 dell'azienda coreana ha questo problema e sta avendo sempre lo stesso tipo di schermo. Quindi iniziamo subito dopo la intro a vedere come nascondere questo problema. Eccoci qua nella schermata home del nostro G4. Siccome sto usando il registratore di schermo, non vedrete nessun screen retention, però comunque vi dico che siccome sto usando questa applicazione da qualche giorno non si noterebbe nemmeno. Comunque l'applicazione è questa qui, che si chiama Blue Light Filter ed è gratis sul Play Store, troverete il link in descrizione. Apriamola e come vedete consente di cambiare un po' i colori allo schermo in modo da nascondere un po' lo screen retention. Nascondere perché per risolvere il problema dovete andare all'assistenza LG. Comunque vediamo come configurarlo per il nostro scopo. Intanto si attiva e dobbiamo mettere questo filter opacity al 10%. Il resto lo possiamo lasciare tutto così com'è. Magari se vi dà fastidio la notifica che vi resta qua sempre persistente, potete nasconderlo qua e in qualche modo, vediamo, fa un po' di storie questi tasti qua. Come vedete al momento non riesco a togliere il widget dalla barra delle notifiche. Però comunque se proprio non dovesse riuscire, potrete benissimo andare qua e fare notifiche e fare blocca tutto. E in questo modo la notifica sarà scomparsa di sicuro. Comunque ecco, vedete, togliendo e rimettendo l'applicazione funziona a suo dovere. Ecco, quindi come vedete è nascosto qua. Poi qua magari potete scegliere se avere una maggiore opacità, se avere i colori anche nella navbar oppure no. Però io per esempio non ho mai avuto lo screen retention nella navbar, o quasi mai, quindi volendo potrei anche non metterlo. Poi start un boot è comodo, in modo che quando riavviate il telefono avrete di nuovo l'applicazione attiva. Per il resto sono tutte funzioni che
a noi non serve, magari se volete per caso, magari se notate che lo screen rotation vi si presenta di più la sera perché magari stressate di più il telefono, potete mettere che avete questo effetto soltanto la sera, oppure lo togliete e lo rimettete in base a quanta batteria avete, perché magari un minimo di batteria lo consuma rispetto a non avere. E sappiamo che il G4, ma anche il G5, non ha una grandissima autonomia. Quindi, come vedete, è un'applicazione molto semplice. Quindi vedrete che abbiamo i colori un po' diversi, magari adesso nella home non lo percepite, però di solito sono leggermente più opaci, infatti 10%, e come vedete attivando e rimettendolo un minimo si percepisce. Quindi, come vi dicevo, questo metodo non risolve il problema né su G4 né su G5, ma lo nasconde in modo, magari se a voi dà poco fastidio lo potete nascondere un po', in questo modo magari potete resistere anche un po' da tornare all'assistenza LG. Quindi questo programma dovrebbe funzionare anche sul G5, perché ne parlavano su un gruppo del G5 su Facebook, però io l'ho provato anche su G4 perché ha lo stesso problema. Quindi comunque io vi consiglio lo stesso di andare all'assistenza LG, sperando che ve lo risolvano definitivamente. Però nel frattempo questa applicazione è completamente gratuita, magari c'è qualche acquisto in app per avere qualche cosa in più, ma alla fine già la versione free va più che bene. Ho indicato una cosa importante su Android Marshmallow: quando avete questa app attivata e provate a installare APK o a dare permessi alle applicazioni, vi comparirà il messaggio overlay schermo attivato e non potrete andare avanti. Per risolvere questo inconveniente dovete mettere su off l'applicazione e fare quello che dovevate fare prima, e poi potete riattivarlo appena avete finito. È molto scocciante, però è un modo che però su Android Marshmallow funziona così. Ringrazio a tutti per la visione, nel caso vi sia piaciuto mettete mi piace, commentate esprimendo il vostro parere, raccontandomi anche le vostre esperienze, magari a voi quando si presenta lo screen detection, oppure quando no, se vi dà fastidio, se l'avete portato all'assistenza, insomma, in modo da poterci aiutare tutti per sentire varie storie, poterci aiutare un po'. Mettete anche mi piace, iscrivetevi al mio canale, ci vediamo al prossimo video da Mobile Phone Island, ciao!